Salve a tutte voi e buona domenica! Oggi torniamo a parlare di Love is in the Air, perché una coppia di attori che ha fatto parte del cast della soap è convolata a nozze. Prima di iniziare, mi scuso già se sbaglierò la pronuncia dei loro nomi, ma ahimè, e chi mi segue da un pochino lo sa, in questo io sono un po' un disastro. Comunque, dicevo che gli attori che si sono scambiati il fatidico «Sì, lo voglio» sono Basak Gümülçinelioğlu e Çağrı Sitanak, che in Love is in the Air hanno interpretato Piril e Ferit. I due si sono sposati dopo 2 anni di fidanzamento e probabilmente circa 1 anno di convivenza, perché pare che si siano innamorati proprio sul set dell'amatissima e fortunatissima serie TV. La festa del loro matrimonio, che si è tenuto sabato 8 ottobre, è stata semplicemente pazzesca. Gli sposi erano divini. Basak ha indossato un abito firmato dal famoso stilista turco Cihan Nagar, mentre Çağrı un completo blu firmato da Melik Cam, un altro stilista turco altrettanto gettonato. Alle nozze era presente anche una parte del cast di Love is in the Air, vi lascio qui una fotografia, e pare che in tutto fossero circa 300 invitati, almeno così si dice. In più, i novelli sposi hanno donato i regali in denaro che hanno ricevuto ad un'associazione che si occupa di salvaguardare animali e natura, visto che loro sono molto vicini a questa tematica. Alla festa non c'erano né Ande Ersel e neppure Kerem Bürsin. A proposito di loro, alcune di voi mi hanno chiesto aggiornamenti e quello che posso dirvi è che no, non stanno più insieme e no, non c'è nessun ritorno di fiamma. Anche se pare che ultimamente i due si siano risentiti. Si dice che Kerem abbia telefonato Ande per mostrargli la sua vicinanza in questo momento un po' particolare che lei e la sua famiglia stanno attraversando. Pare infatti che purtroppo la sua nipotina abbia un delicato problema di salute. Su questo però, ragazze, per rispetto non ho nessuna intenzione di scendere più nei particolari. Per il resto, le carriere di entrambi procedono a gonfie vele perché hanno parecchi progetti in ballo, mentre della loro vita sentimentale non si sa nulla. Nel corso del tempo ci sono stati dei rumors, ma nessuno ha mai confermato niente. Ovviamente tutti sperano che Kerem e Ande tornino insieme, le piacerebbe pure a me a dire il vero, ma chissà. Comunque, come sempre, se ci saranno novità io vi farò sapere. Bene ragazze, spero che questa paginetta vi sia piaciuta. Io vi ringrazio di essere state qui, vi mando un bacio e tanta fortuna.